Buongiorno, allora per chi non mi conosce, io sono il referente di Augusto della Lampadoria. Sì. E allora noi ora abbiamo un percorso di 500 metri e poi arriviamo nella postazione del Cozzo Telegrafo. Poi vi spiegherò il ruolo di questa postazione. Allora, intanto Cozzo Telegrafo è la prima postazione militare della piazzaforte Augusta Siracusa. Negli anni 30, nella metà degli anni 30, il governo decise di fortificare questo tratto di mare, da Baia di Arcile fino alla zona della penisola della Maddalena, costruendo tutta una serie di postazioni militari con cannoni di grosso, medio e piccolo calibro, e si chiamava la piazzaforte, cioè territorio fortificato. E tecnicamente il termine piazzaforte Augusta Siracusa lo si assunse nel settembre del 41 con un decreto. Cosa si verificò qua? Allora, il 10 di, giusto per inquadrare un po' il periodo, il 10 luglio del 43 sono sbarcati a Portopalo, Pachino, Marzamemi e la spiaggia Acid di Avola, sono sbarcati gli inglesi. La sera alle 21 del 10 già gli inglesi erano arrivati a Siracusa, e poi piano piano hanno iniziato quindi ad avanzare, quindi verso Augusta. E il 12 di luglio è caduta Augusta, e la piazzaforte di Augusta, noi abbiamo una visione che ha abbandonato, sono scappati tutti. In realtà non è così. Perché? Perché i cannoni che c'erano nella piazzaforte Augusta Siracusa erano cannoni antinave, e nessun ammiraglio si sognerebbe di prendere frontalmente il porto di Augusta. Era ben fortificato. Per cui cosa hanno fatto? Hanno preso la piazzaforte Augusta Siracusa, sono entrati dalla porta di servizio, Pachino, Avola, e quindi sono entrati dall'entroterra. I cannoni erano cannoni antinave, non potevano essere girati verso terra. E i soldati che c'erano qui, per lo più erano soldati della Marina, non erano soldati addestrati al combattimento corpo a corpo contro i commandos o contro la fanteria inglese. Il 14 di luglio, quindi già Augusta era caduta, il 14 di luglio, lungo la strada che noi abbiamo percorso, siamo passati da una masseria Arcile, ci sono stati qua dei combattimenti. Dove un sottufficiale della Marina, un certo Stampanone, si è lanciato con uno zaino pieno di bombe a mano contro i carri armati Sherman inglesi. E che poteva fare? È morto con una mitragliata. La Marina Militare poi gli ha dedicato la palestra che c'è al comando Marina. Gli inglesi attaccavano come? Gli inglesi erano molto attenti nelle perdite, erano molto attenti, quindi avevano un modo di attaccare che era completamente diverso da quello americano. Gli americani sbarcano a migliaia, si lanciano contro il nemico. Gli inglesi invece stavano molto attenti, quindi, nel cercare di trovare qual era il punto migliore per avere meno perdite per attaccare. Insomma, il pomeriggio del 14 ci furono degli scontri qua sotto nella strada che noi abbiamo percorso, dove morì questo Stampanone. Insomma, a un certo punto da questa postazione sono anche partiti dei colpi di mortaio, di cannone contro l'avanzata inglese. Insomma, gli inglesi si sono un pochettino quindi fermati in attesa di sferrare l'attacco contro Cozzo Telegrafo per l'indomani, il 15 luglio. Questa postazione si chiama Cozzo Telegrafo perché durante il periodo borbonico fu messo qua un telegrafo. Se voi guardate, venendo da Siracusa, andate verso Catania, la collina più alta è questa qua.
Insomma, quella mattina cosa successe? Quindi, questa postazione c'erano 200 marinai, quindi soldati che non sono addestrati per il combattimento a terra. Ma a questi 200 soldati si sono aggiunti anche 150 sbandati. E c'erano anche soldati dell'esercito, questi delle milizie costiere. E, alle 9 gli inglesi hanno sferrato l'attacco. E qui erano per lo più armati con le mitragliatrici Breda. La mitragliatrice Breda era un'ottima arma. E, quando le persone vengono al museo della Piazza Forte faccio vedere due armi da reparto, la Fiat 35 e la Breda 37. La migliore era la Breda 37, era un'arma che riusciva a spezzare anche i cingoli di piccoli blindati. E, però l'esercito preferiva la Fiat 35, un'arma che si inceppava molto facilmente, forse perché la Fiat sapeva come far vendere le sue armi, accettarle all'esercito. Comunque qua c'erano parecchie Breda 37 e iniziarono quindi a sparare. Questi soldati hanno compiuto un'operazione che è stata eroica, ma nessuno ne parla perché è bene non parlarne. Per molti anni non se ne è mai parlato, ma qua diciamo i soldati non si sono arresi. I soldati della Piazza Forte hanno combattuto sul ponte sull'Anapo, a Floridia, ci sono stati atti di... Considerate che la Sicilia è stata presa in 41 giorni, sono sbarcati il 10 di luglio e Messina poi è stata presa il 16 di agosto. Considerate che la Francia è caduta in 42 giorni, la Francia quando venne invasa dai tedeschi, qua l'Italia, la Sicilia ha resistito 41 giorni. La Jugoslavia 31. E quindi cosa è successo qua? Quindi hanno per tutta una mezza mattinata questi soldati asserragliati qua dentro hanno resistito e hanno bloccato l'ottava armata, quindi considerate che bloccare un'armata per una mezza giornata, insomma, è un atto eroico. La strada che noi abbiamo percorso e che voi vedete già durante la notte era una strada, diciamo, trafficata, passò una colonna e da qui non riuscivano a capire se erano tedeschi, se erano inglesi. La colonna si fermò ad un certo punto, si fermò e fecero quattro prigionieri italiani. E mandarono dei soldati per cercare di capire quindi che cosa si muoveva sotto lungo la strada, ma non vennero accolti a colpi di fucile e lasciarono quindi il posto. L'indomani mattina abbiamo detto quindi alle 9 quindi è iniziato l'attacco. L'attacco quindi che si è protratto per tutta la mezza mattinata. E i nostri soldati, diciamo che non erano qua, potevano resistere soltanto se arrivavano dei rinforzi, ma rinforzi qua non ne sono arrivati. I 200 soldati che erano, diciamo, che facevano parte di questa postazione se ne sono poi aggiunti 150 sbandati. Durante la notte, quindi il pomeriggio, arrivò anche qua l'ammiraglio Leonardi con De Lorenzis, però alle 5 del mattino hanno lasciato la postazione perché c'erano movimenti di truppe, quindi di comando su tutto quanto qua attorno, e decisero quindi di allontanarsi verso Agnone. Verso Agnone andarono per un tratto quindi in macchina, però dove c'è poi una rotonda lì dovettero lasciare la macchina perché già era occupata dagli inglesi. Proseguirono campagna e poi l'ammiraglio Leonardi insieme con altri ufficiali della Piazza Forte si stanziarono in una delle fattorie che ci sono nella zona di Agnone e dopo qualche giorno vennero fatti prigionieri. Qui iniziò il combattimento. Da mare si avvicinarono due incrociatori che iniziarono a cannoneggiare questa postazione. Questa postazione in realtà ancora non era stata completata, infatti quando poi entreremo vedrete che manca tutta la volta, la parte, la copertura è in alto, non era stata completata, non era stato completato neppure i serbatoi dell'acqua, quindi c'era anche scarsezza di acqua. E le armi a quel punto sparavano, erano da ore che sparavano e iniziavano ad incepparsi perché insomma le armi dopo un poco hanno necessità di essere o cambiate le canne
o di essere oleate. La Fiat 35 si inceppava molto facilmente e quando nei combattimenti mancava l'olio per gli ingranaggi, i soldati mettevano l'olio delle scatolette di tonno. Questo era come combatteva il soldato, non scappava il soldato italiano. E la Breda 37 però, certo, dopo un combattimento incominciano le armi ad usurarsi. E verso le 11:30 ci fu un attacco di carri armati Sherman che salì da qui, da questa, diciamo qua il crinale inizia quindi a degradare leggermente verso la strada. E uno di questi carri armati si ribaltò, probabilmente perché salendo la strada è in salita, e iniziarono a sparare con il Breda 37. Questi qua, il pilota probabilmente per paura fece una sterzata brusca e il carro armato quindi si è ribaltato. E alle 10:30 hanno fermato quindi l'attacco degli Sherman. Forse, probabilmente è iniziato, sono comparsi dei lanciafiamme. Lì finisce la storia con i lanciafiamme. Nella zona di Ognina e Contrada Isola ci sono stati, quindi una postazione italiana è stata assalita con i lanciafiamme e sono morti così i soldati. Insomma, alle 12:30 il colonnello Damiano, un colonnello dell'esercito che comandava diciamo le truppe a terra, e decise a quel punto di arrendersi e ha distribuito quei pochi generi alimentari che i soldati avevano e si sono arresi. Montgomery a quel punto ha catturato questi soldati e ha chiesto al colonnello Damiano come mai avesse opposto una così tenace resistenza, ma insomma la domanda più che altro è una domanda retorica, perché il compito di un soldato è quello di combattere e resistere, e gli diede l'onore, infatti diede disposizione che non gli si togliesse il cinturone con la pistola al colonnello Damiano. E alle 12:30 diciamo finì tutto, e il Cozzo Telegrafo rappresenta l'ultima battaglia della piazzaforte Augusta Siracusa, dopodiché il fronte si è spostato verso Agnone e poi il Simeto. E sul Simeto c'è stata una battaglia che è stata veramente tragica, con assalti corpo a corpo di notte, e l'assalto corpo a corpo è bruttissimo, perché un discorso è sparare a distanza, ma dover avere un contatto proprio fisico col soldato, col nemico, è molto brutto. E pare che siano anche qua, un attacco è stato poi condotto anche, diciamo, da questa parte, lato mare, quindi quando i soldati hanno visto quindi di essere quasi accerchiati, a quel punto hanno visto che non c'era più possibilità di continuare quindi a resistere. E dopodiché niente, il fronte si è spostato verso Agnone, il 5 di agosto poi è caduta Catania e poi il fronte è proseguito. Ora se noi entriamo vediamo che questa postazione non è rifinita come invece le altre di Punta Izzo, cioè in Donagate, perché qua i lavori, diciamo, non sono stati completati. Andiamo, Francesco. Qua gli Sherman hanno voluto malagrinare. Oh, buono, 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 sì. Allora, se andiamo a sinistra, andiamo nella parte quella... A sinistra? A sinistra, vabbè. E che ci dirà? Sì, sì, a sinistra, girate a sinistra. Ah, c'è scritto... Sì, bombardamento. Eh?
Allora qua tempo fa c'è stata un'associazione, la Mountain Bike, che hanno fatto questo percorso così. Infatti Luca, no, ci metti la candela. Ecco, vedete? La volta incompiuta. Qui la volta incompiuta. Più avanti. Vedete qualche colpo navale, dell'artiglieria navale, di questi incrociatori che erano, che li portavano proprio qua sotto, dove c'è la baia di Arcile. Dicono che è entrato pure qua dentro la volta. Qua si può? Sì, sì, è entrato, è entrato. Vado. Scusi, ma che mi declara all'epoca? Allora, considerate qua dentro c'erano 350 soldati. Allora qua c'è un'altra postazione. Allora, sono da notare, siamo tutti insieme, dai. Entriamo, sì, sì, si può, se ce n'è un'altra. Qua c'è l'ultima postazione. In zona destra c'è un altro buco. Ma dovrebbero fare con quello là che fa la scansione? Usciamo Luca. Yeah, questa è proprio una postazione di quelle. Mamma mia. Con quello strumento che localizza tutta la posizione. Era un esercito. Esercito. O la milizia, quella di Pietro Costiera. La Milmart. La Milmart, allora, questo è molto distinto.